Bentornati in diretta su Finanza Now, è arrivato il momento di commentare la giornata, gli eventi, gli appuntamenti, ma anche la giornata dei mercati azionari con il nostro prossimo ospite che è già prontissimo in collegamento, lo vediamo, Gaetano Evangelista. Ciao Gaetano, come stai? Buongiorno Giulia, ben ritrovati, sono abbastanza bene, grazie. Grazie mille per essere con noi questa mattina. Allora, io inizierei subito, Gaetano, se sei d'accordo, parlando di banche centrali. Non solo perché questa è la settimana della Federal Reserve, infatti è attesa per domani la conferenza stampa di Jerome Powell, nel quale finalmente ci chiarirà al mondo intero quali rialzi dei tassi sono in arrivo, se un 0,75 come si aspetta la maggior parte del consenso, su addirittura un punto percentuale, insomma, come qualcun altro si aspetta dopo il dato dell'inflazione uscito martedì scorso, insomma, che è andato al di sopra delle aspettative, ma non solo, perché nelle prossime ore avremo una sfilza di riunioni di banche centrali, molto, insomma, molto importante: la banca inglese, la banca giapponese, la banca svizzera, sono solo alcune. Ti chiedo subito un commento sulla Fed, insomma, come inizio, direi che è doveroso, però poi vorrei sapere da te anche Gaetano quali di queste riunioni potrebbero, successive, insomma, alla Fed, potrebbero influire sui mercati azionari questa settimana. Dici bene, Giulia, c'è veramente un ingolfamento di calendario. Ci sono 16 banche centrali che nel giro di 24 ore rivederanno le loro decisioni sulla politica monetaria. La Fed, ovviamente, per peso specifico, è quella su cui si concentrano la maggior parte delle attenzioni, però commenti giustamente, le altre banche centrali, per quanto di seconda fascia, comunque si accingono a proporre delle novità sensazionali. Questa mattina, per esempio, ha aperto le danze la banca centrale svedese, la Riksbank, che ha aumentato i tassi ufficiali di 100 punti base, d'un botto, dallo 0,75 all'1,75%. Quindi è il primo membro di questo neonato club degli aumenti da 100 punti base, appena istituito qualche minuto fa, per cui questo apre la strada potenzialmente al favorire, no? A salutare nuovi membri di questo club. Questo cosa vuol dire? Che c'è ancora una possibilità minoritaria, ma non da escludersi, che la Federal Reserve decida di rompere gli indugi e quindi di sorprendere il mercato con un aumento non già da 75 punti base, come in questo momento è atteso, ma addirittura da 100 punti base. Io personalmente non ci credo. Perché questo vorrebbe anzitutto, significherebbe anzitutto, mostrerebbe una Fed che è in preda al panico, quindi che abbandona il percorso data dependent, quindi vediamo i dati e poi agiamo, ma vorrebbe dire una Fed che ha paura di perdere l'obiettivo di contenere la crescita dei prezzi al consumo. I dati più recenti, in effetti, non sono così terrorizzanti. Ieri l'Università del Michigan ha pubblicato, fra gli altri dati, quello sulle aspettative di inflazione delle famiglie nel medio e nel lungo periodo, quindi da 6 mesi ai prossimi 5 anni, sono dati di raffreddamento. Le famiglie credono che la lotta all'inflazione della Federal Reserve sia destinata ad avere successo, quindi le attese di inflazione stanno convergendo verso il basso. Questo esclude la possibilità che ci sia una rincorsa fra prezzi e salari, quindi escluderebbe che le famiglie, quindi i lavoratori, possano chiedere aumenti salariali per tenere il passo di un'inflazione che ha mangiato il potere d'acquisto negli ultimi mesi, quindi le retribuzioni reali in calo. Il fatto che le attese di inflazione si siano raffreddate è un punto a favore della Fed, quindi di una politica di aumenti dei tassi in linea con le attese. Però ecco, c'è sempre questo spauracchio. Stamattina, per esempio, un altro dato interessante, mi stava sfuggendo, ma è veramente importante. L'inflazione in Giappone è cresciuta ai massimi degli ultimi 8 anni, ben sopra il 2%, e questo crea a sua volta pressioni sulla Bank of Japan. I rendimenti sui governativi decennali stanno pressando insistentemente contro questo tetto, lo 0,25%, che è un po' il limite massimo che la Banca del Giappone accetta, e per far questo compra quantità industriali di bond governativi. Ci si chiede fin quando l'unica banca centrale al mondo praticamente ad avere una politica monetaria distensiva, fin quando questa difesa d'oltranza potrà proseguire, perché potrebbe essere vicino al momento della capitolazione, quindi dell'abbandono di questo corridoio più o meno 0,25%, o un ulteriore allargamento verso l'alto, o addirittura l'abbandono definitivo. Probabilmente dovremmo aspettare che
termini il mandato del governatore Kuroda che scade fra qualche mese, però ecco, anche su questo fronte potremmo avere delle novità interessanti che potrebbero emergere nelle prossime ore quando c'è questa batteria di istituti di emissione che si pronuncerà sulla propria politica monetaria. Perfetto, Gaetano. Pensi quindi che il dato, ricordiamo ai nostri telespettatori perché è uscito un dato al 3% su anno rispetto al 2,6%, sto parlando del Giappone, che era stato registrato nel mese di luglio. Quindi sì, l'inflazione si è alzata, però mi viene da sorridere se paragonata alla nostra, quella americana e a quella della maggior parte dei paesi, degli altri paesi, è ancora molto molto bassa. Pensi quindi che però a prescindere la banca centrale giapponese sia già pronta a intervenire? La banca centrale giapponese sta già cominciando a comprare yen, da quello che si vocifera, si spiffera nelle sale operative, quindi già sta tentando una difesa. D'altra parte, non dimentichiamo che i livelli attuali di cambio dello yen contro dollaro sono gli stessi del 98, quando ci fu un panico da parte della Banca del Giappone, quindi siamo su livelli che all'epoca sollecitarono interventi sul mercato aperto da parte della Banca del Giappone, poi sollecitarono anche iniziative. Questo provocò da un lato il rimbalzo dello yen nella circostanza che indusse, quello fu un po' l'elemento scatenante, indusse i fondi speculativi, i fondi hedge, che erano pesantemente short di yen, come lo sono in questo momento, a ricoprirsi furiosamente e a compensare le perdite che cominciavano a subire vendendo quello che in quel momento era l'asset ad alto rendimento, ossia le obbligazioni del governo russo. Ricorderai che nel 98 poi si arrivò al fallimento, al default della Russia. E quindi c'è questo parallelo storico che si ripropone dopo un quarto di secolo. E quindi credo che la banca del Giappone manterrà ancora duro per qualche mese, fin quando ci sarà l'avvicendamento al vertice, non fosse altro che per una questione di cortesia istituzionale nei confronti del successore di Kuroda. Però diventa sempre più difficile difendere questa soglia se è vero che i tassi swap, quindi le aspettative sui tassi di interesse future sui 10 anni, già prezzano uno yield sui bond governativi decennali ben superiore allo 0,25%, siamo allo 0,44%, quindi già il mercato subodora la possibilità che la Banca del Giappone in qualche misura, in qualche modo, ceda e quindi riveda la sua politica monetaria, che in questo momento è incentrata sulla difesa ad oltranza di questo tetto sui rendimenti decennali dello 0,25%. Invece sono usciti poco fa i prezzi alla produzione della Germania oltre le attese e l'euro sta riconquistando la parità col dollaro. Adesso guardiamo in tempo reale, è sceso leggermente negli ultimi secondi, però insomma la parità in apertura l'euro aveva riconquistato la parità sul dollaro. Secondo te come varierà? Dicono che durerà pochissimo in attesa insomma della riunione della Fed. Cioè, questo dato veramente sui prezzi della produzione in Germania è clamorosamente elevato, spaventosamente elevato, non fa che confermare l'orientamento che è emerso negli ultimi giorni di una BCE che aumenterà alla prossima riunione in 75 punti base il tasso di intervento e di ulteriori 50 punti base prima della fine dell'anno, quindi per arrivare, se non faccio male i calcoli, a un tasso sui depositi al 2,25%, quindi la BCE sta aumentando i tassi e ha fatto chiaramente intendere per bocca del suo principale esponente che la priorità è quella di contenere, se non combattere, l'inflazione. D'altro canto, non dimentichiamo che a differenza della Fed, che ha questo duplice mandato di ottimizzare crescita di prezzi e crescita economica, anche se in questo momento la priorità è verso il primo dei due fattori, beh, la BCE ha un obiettivo unico, prioritario, che è quello del contenimento della stabilità dei prezzi al consumo, per cui è iscritto nel DNA della BCE la volontà di mitigare la crescita dei prezzi, quindi questo può anche andare a discapito della crescita economica. Le ultime proiezioni, in effetti, per il prossimo anno danno un interno lordo nell'Eurozona a leggermente più dello 0%, che si parla dello 0,4%, che mi sembra una proiezione realistica, pur a fronte di una crescita economica quest'anno importante, sorprendentemente positiva, però la combinazione di prezzi dell'energia in crescita, per quanto il raffreddamento di recente, e costo del denaro in crescita, fa sì che sicuramente
questi aumenti dei tassi, questi 125 punti base di incremento attesi da qui a fine anno, congiureranno a sfavore dell'economia dell'Eurozona nel prossimo anno. Gaetano, invece tornando in Italia, stiamo assistendo ai rendimenti dei BTP decennali sopra il 4%, nonostante lo spread stia scendendo e siamo ormai entrati nell'ultima settimana di campagna elettorale. Domenica la situazione politica italiana cambierà. Che cosa ti aspetti per quanto riguarda i BTP? Potrebbe, come inciderà questa nuova situazione politica, secondo te, sull'obbligazionario italiano? Ci sono due tipi di CDS, per chi non sapesse, i CDS sono i credit default swap, quindi sono dei contratti di assicurazione sul rischio teorico che un ente emittente di debito, un governo in questo caso, possa non pagare a scadenza o comunque non pagare le cedole nel corso della vita di un titolo. Sull'Italia, sulla Repubblica Italiana, sono disponibili due CDS, uno emesso nel 2003 che copre dal rischio di insolvenza tout court e dal 2014 un CDS che copre anche dal rischio che l'emittente rimborsi il debito a scadenza, ma lo faccia in valuta diversa da quella di emissione. Quindi, in definitiva, questo CDS più recente ci co copre chi compra, chi sottoscrive, dal rischio che il Tesoro rimborsi un debito non in euro come emesso, ma per esempio in lire. Ora, la differenza tra questi due CDS misura, visto che il secondo contempla questa copertura che il primo originariamente non prevedeva, la differenza di pricing tra questi due CDS misura il rischio che il debito pubblico italiano possa essere teoricamente rimborsato a scadenza in divisa diversa da quella dell'euro. Questo dato, questo rischio di ridenominazione del debito è crescente da fine dello scorso anno. Mi verrebbe da dire è crescente in virtù della crescente probabilità che il partito in questo momento più gettonato, secondo i sondaggi, possa acquisire consensi e quindi in qualche modo guidare il prossimo governo, però ad ogni modo potrebbe essere una correlazione che non implica necessariamente causazione. Quello che è certo però è che la crescita del rischio di ridenominazione del debito pubblico italiano va di pari passo con l'aumento dei tassi di interesse. Questo spiega perché, pur a fronte di uno spread invariato fra Italia e Germania, fra Italia e Spagna, fra Italia e Francia, i tassi di interesse nominali continuano a crescere perché riflettono e quindi prezzano, incorporano questa crescente probabilità apprezzata dal mercato dei CDS che qualcuno possa avere la malaugurata idea di rimborsare il debito in lire anziché in euro. Francamente, un rendimento al 4% con un'inflazione più che duplice ci fa concludere che i tassi reali sono ancora su livelli insoddisfacenti. Io probabilmente mi iscrivo al partito di chi crede che l'inflazione possa scendere perlomeno fino alla prima metà del prossimo anno, complici alcuni fattori sul lato dell'offerta, ma probabilmente i rendimenti nominali in Italia sono ancora destinati a crescere. Non mi sorprenderei se il rendimento dei BTP decennali possa scendere, possa salire ancora nei prossimi mesi fino a un picco del 4,75%, che per me, dal punto di vista tecnico, costituisce il target, quindi il punto di arrivo più probabile di questa fase. Quindi questo è un motivo per considerare i titoli di Stato italiani interessanti, sicuramente allettanti per i rendimenti che ora in termini nominali forniscono, propongono agli investitori, ma non mi spingerei oltre le scadenze brevi, visto che comunque sono comunque allettanti, visto che sulle scadenze lunghe probabilmente ci sarà un incontro fra rendimenti ancora crescenti e inflazione calante su un livello intermedio che però è ancora lontano da essere raggiunto. A proposito di inflazione calante, Gaetano, stiamo assistendo a un ribasso generalizzato dei prezzi delle materie prime, soprattutto quelle energetiche, petrolio, gas, insomma, quelle che hanno spinto finora l'inflazione al rialzo, almeno io, per quanto riguarda l'Europa. Secondo te c'è speranza di vedere, oltre, insomma, alle politiche delle banche centrali che stanno mirando a farla scendere alzando i tassi di interesse e non solo, potrebbe beneficiare questo ribasso del generalizzato delle materie prime energetiche se continuasse? Chiedo anche a te questo nell'abbassamento dell'inflazione. Allora, devo fare due discorsi separati per quello che riguarda le principali fonti di energia di cui ci occupiamo tutti i giorni.
Il petrolio, il Brent, ha già avviato probabilmente un percorso discendente nel momento in cui ha abbandonato una soglia che per me era di grande importanza, che era a 95 dollari per barile. Per cui il petrolio già sta fornendo un aiuto, un contributo, e c'è una notevole correlazione fra l'andamento del Brent e l'andamento dell'inflazione. Questo vale sia negli Stati Uniti sia in Europa. C'è proprio una correlazione visivamente molto impattante e che, tra l'altro, denuncia il ritardo dell'inflazione nell'Eurozona nell'adeguarsi al calo del petrolio. Questo non vale ancora per quanto concerne il gas naturale, in particolare quello quotato in Olanda. Qui stiamo, per quanto i prezzi si siano quasi dimezzati dai picchi di qualche settimana fa, ecco, stiamo ancora evidentemente ritracciando quella fase speculativa, quella crescita abnorme sperimentata da metà giugno in avanti, penso a poco, quindi negli ultimi 3 mesi. Evidentemente, da questo punto di vista, prezzi fino a 145, 140, 145 euro per megawattora sono null'altro che una correzione di rotta, quindi un riassorbimento degli eccessi che il mercato, o che comunque gli operatori hanno proprio prodotto in questi ultimi 3 mesi. Quindi, fin lì, quello sul gas sarebbe un movimento correttivo che non disturba e non modifica la tendenza di fondo. Soltanto sotto i 145 euro per megawattora la tendenza negativa diventerebbe non più un fisiologico, un ordinario aggiustamento, ma diventerebbe un movimento che si autoalimenterebbe, che quindi finalmente ci permetterebbe di tirare un definitivo sospiro di sollievo e quindi di immaginare un inverno non così problematico, quantomeno per i costi di approvvigionamento, come si paventava soltanto fino a qualche settimana fa. Perfetto Gaetano, ti ringrazio moltissimo per il collegamento, purtroppo abbiamo finito il tempo quindi ti devo salutare, ma ti do appuntamento come sempre settimana prossima. È Quando stato come avremo sempre. finalmente i risultati del rialzo dei tassi americani, sicuramente li commenteremo insieme. Avremo ancora molto da discutere, per cui non mancheranno argomenti di discussione. Alla prossima. Assolutamente, buona settimana. Noi ci fermiamo, ma rimanete sintonizzati con noi perché torniamo tra pochissimi istanti con un nuovo aggiornamento dei mercati azionari europei e non solo. A tra poco.